Tutto ciò che possiamo imparare, la natura può insegnarcelo, basta ascoltarla. I suoi cicli sono mossi da regole che garantiscono uno sviluppo armonioso, dove ogni parte ha un ruolo all'interno di un tutto perfettamente equilibrato. Riuscire a riprodurre uno schema tanto perfetto all'interno della società civile è quanto di meglio l'uomo possa augurarsi per se stesso e per il suo futuro. È ciò che oggi chiamiamo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile significa futuro sostenibile, futuro di qualità. Un futuro in cui l'uomo ha imparato a prendersi cura di se stesso e di ciò che lo circonda. Oggi sappiamo che proteggere l'ambiente e la nostra salute è fondamentale. Abbiamo imparato il valore delle parole ecologico ed ecosostenibile. Le applichiamo a prodotti e fonti di energia. Scegliamo materiali biodegradabili, apparecchiature a risparmio energetico, fonti di energia rinnovabili. Ma un sistema economico rispettoso dell'ambiente si può declinare in innumerevoli altri campi, ai quali forse non pensiamo altrettanto spesso. Fra questi c'è il settore degli eventi, delle grandi manifestazioni pubbliche, che includono nella loro organizzazione e nel loro allestimento la produzione di enormi quantità di CO2. Fin dalla sua nascita, Palm S.p.A. a Viadana di Mantova ha scelto di applicare una logica verde alla sua catena di produzione e ai suoi elaborati. Pallet per il trasporto di merci, realizzati con modalità ecocompatibili lungo tutta la filiera industriale. Oggi, dopo 25 anni di attività, si aprono nuove sfide a conferma di una visione di impresa che esce dai cancelli della fabbrica per diffondere anche all'esterno abitudini e comportamenti ecosostenibili. Per questo Palm non è semplicemente presente al Salone Internazionale del Gusto 2010, ne è invece partner ambientale. Contribuisce cioè a ridurne l'impatto sull'ambiente in termini di emissioni di CO2. Lo fa partendo da un principio semplice: imitare la natura, copiandone i comportamenti. In natura non esiste il concetto di rifiuto. Non esistono cassonetti dove gettare ciò che non serve più. In natura niente è inutile. Non esistono scarti, ma tutto viene continuamente reimpiegato e partecipa all'infinito ciclo della vita. Così, obbedendo a una regola fondata sul continuo reimpiego e riadattamento delle merci, Palm e Slow Food hanno ideato per il Salone del Gusto un allestimento in chiave green, che garantisce all'intera manifestazione un livello di sostenibilità ambientale mai raggiunto prima. Nello spazio espositivo del Lingotto di Torino, i pallet precedentemente utilizzati per il trasporto delle merci vivono una seconda vita. Investiti di una nuova funzione, si trasformano in elementi di arredo. Oltre 15.000 pallet si combinano quindi tra loro per creare pareti, panchine, tavoli, scaffali e banconi, ovvero l'allestimento degli 8.000 metri quadrati della fiera, compresi gli stand, infopoint e spazi di intrattenimento. È questo il design sistemico, una filosofia progettuale innovativa per la quale gli scarti di un processo produttivo diventano risorse per una nuova e diversa produzione, proprio come in natura. Ma non finisce qui. L'impegno a ridurre l'impatto ambientale prosegue anche dopo la chiusura del Salone del Gusto, grazie alla partnership con Lavazza e Mapei, che inseriranno i pallet nella loro produzione, garantendogli un'ulteriore fase di vita. La scelta di partecipare come partner ambientale è stata proprio sul portare una storia di 30 anni di impresa industriale. L'innovazione è stata sempre quella che ha spinto lo sviluppo economico, e l'apertura verso la responsabilità sociale d'impresa, guardare oltre i cancelli della fabbrica. Quindi dietro il pallet c'è un percorso importantissimo di riduzione di quello che è l'impatto ambientale, riduzione del consumo dell'energia, in quanto il pallet, una volta che viene ricavato da una gestione sostenibile di boschi, e quindi l'utilizzo di energia rinnovabile e trasporto ridotto impatto CO2,
recupera almeno una tonnellata di CO2 per ogni metro cubo di legno lavorato rispetto a materiali i competitor come plastica, acciaio. Questo Green Pallet certificato di Palm darà un grande contributo alla riduzione dell'impatto economico, l'impatto sociale e ambientale di tutto quello che è il salone. Ogni stand, ogni bancarella verrà smontata, i pallet degli Euro Pallet rientreranno nel ciclo produttivo della lavazza, i pallet leggeri che portano i manifesti alle spalle degli espositori entreranno nel ciclo produttivo del gruppo Mapei, diciamo come fossero appena usciti dalla fabbrica. Quindi lasceranno gli spazi del lingotto completamente puliti, senza emissioni di CO2, senza scarti, un'economia a ridotto impatto ambientale, ispirati ai cicli naturali, come in un processo naturale spariscono i rifiuti. Ci troviamo alla seconda edizione di un progetto molto ambizioso che si chiama Eventi a ridotto impatto ambientale, coordinato da Slow Food, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, dal Politecnico di Torino. È un progetto che ha mosso i suoi primi passi nel 2006 per poi portare l'evento Terra Madre e Salone Internazionale del Gusto a un meno 45% di impatto ambientale nel 2008. Quest'anno andiamo a raggiungere un obiettivo del meno 65% di riduzione dell'impatto ambientale. L'iniziativa più importante, quella che ci permetterà di abbattere maggiormente le emissioni di CO2, riguarda l'allestimento. L'allestimento che è stato progettato attraverso due iniziative principali, una riguardante l'illuminazione in collaborazione con la Philips e con il Tiluce. La seconda iniziativa, che sicuramente risulta la più importante e strategica da un punto di vista economico e di sostenibilità ambientale, è quella sviluppata in collaborazione con Palm. Ci troviamo infatti in un salone che utilizza per l'80% pallet certificati, quindi un imballaggio terziario per la prima volta diventa struttura di un allestimento. Ma il vero passaggio è la relazione sistemica che abbiamo creato fra tre attori intorno appunto all'evento. Uno è Palme per la produzione dei pallet, dei green pallet. Uno è appunto il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, che utilizza per 5 giorni questi strumenti, e due sono Lavazza e Mapei, che a fine evento recuperano questi imballaggi per la loro normale gestione della logistica delle merci. Il pallet è soltanto un segmento di un lungo percorso che accompagna il cibo fino alle nostre tavole. Un percorso che parte dal packaging, realizzato con materiali come vetro, plastica, cartone, legno o metallo. Materiali quindi riciclabili o reimpiegabili, che se sfruttati responsabilmente consentono un massiccio risparmio di risorse. Senza dimenticare poi l'incidenza sull'inquinamento atmosferico del trasporto necessario per portare cibi e bevande dalla fabbrica al punto vendita. Fare sistema tra produttori di alimenti, industrie di imballaggi, responsabili della logistica e infine canali di distribuzione e ristorazione è possibile. L'edizione 2010 del Salone del Gusto costituisce un prezioso momento di riflessione sul tema. Attraverso convegni e dibattiti che hanno messo a confronto gli attori del settore, ma anche nella sua stessa struttura, quella di una manifestazione a ridottissimo impatto ambientale, grazie all'apporto delle aziende partner che ne hanno condiviso la visione in termini di green economy. Consotra SPA è un'impresa di logistica distributiva che si occupa da oltre 30 anni di progettazione e erogazione di servizi di logistica distributiva integrati nel campo della ristorazione collettiva. Mentre il consorzio Risteco è un consorzio formato da Sotral nel 2005 che si occupa invece di progettare, ricercare e promuovere servizi di ristorazione maggiormente sostenibili. Noi siamo uno dei partner organizzatori del Salone del Gusto e come partner organizzatori abbiamo partecipato alla fase di progettazione e di definizione della logistica dei presidi di Slow Food e ci occupiamo inoltre dell'erogazione del servizio di distribuzione dei presidi che consiste nel trasporto dei presidi dall'aeroporto al magazzino che è stato allestito all'interno dello spazio espositivo e del successivo poi approvvigionamento degli stand attraverso mezzi elettrici. L'obiettivo della nostra attività, ovvero quello di monitorare,
assieme al Salone Internazionale del Gusto e assieme alla AMIAT, che è il locale gestore del servizio igiene urbana, i flussi di rifiuti legnosi che si sono prodotti nella fase di allestimento e che si produrranno nella fase di disallestimento affinché questi prendano la corretta via del recupero. Collaboriamo con Slow Food anche qui al Salone del Gusto. Per quanto riguarda il salone a ridotto impatto ambientale, troverete i sacchetti di carta, troverete le tovagliette di carta nella zona degustazione che riportano l'indicazione per la raccolta differenziata. In più, insieme a Novamont, abbiamo messo a disposizione dei supporti per il catering a base di cartoncino e Mater B per poter permettere la loro raccolta differenziata, se puliti insieme alla carta, se invece sporchi insieme all'umido, per renderli biodegradabili e compostabili. Noi siamo partner di Slow Food strategicamente da alcuni anni, stiamo lavorando sia nel sviluppo del progetto Slow Food per un design sistemico del salone, riducendo al minimo l'impatto ambientale, e quindi abbiamo progettato insieme la raccolta differenziata con gli altri partner e messo a disposizione tutto il materiale compostabile che viene utilizzato durante il salone. Quando acquistiamo un prodotto alimentare, forse non pensiamo che nel suo prezzo è compreso anche il costo dell'imballaggio. Imballaggio primario, ovvero l'involucro che lo contiene e lo protegge, come una scatola, una pellicola, un sacchetto o una bottiglia. Ma anche imballaggio terziario e finale, vale a dire il pallet su cui sono state trasportate le confezioni di prodotti per raggiungere magazzini e supermercati. Per essere certi di aver acquistato un prodotto etico, quindi, dobbiamo essere sicuri che anche la piattaforma di legno con il quale è stato trasportato sia stata realizzata con modalità ecocompatibili e nel pieno rispetto delle risorse forestali. Per soddisfare questa esigenza, Palma ha ideato il Green Pallet, un packaging ecosostenibile, la cui catena di produzione ha introdotto sistemi innovativi che abbattono il consumo di energia e le emissioni di CO2 e riducono al minimo gli scarti. Ma non solo. Ai controlli all'interno della fabbrica se ne aggiungono altri, altrettanto rigorosi, lungo tutta la filiera. A partire dal taglio del legname fino al recupero del pallet dopo il suo utilizzo, così da favorire uno smaltimento adeguato o, nel migliore dei casi, nuovi usi attraverso la creazione di prodotti diversi. Il monitoraggio dunque parte dal bosco e arriva fino al consumatore. Il Green Pallet è costruito esclusivamente con legnami provenienti da produttori che garantiscono la giusta compensazione tra taglio degli alberi e nuove piantumazioni e che favoriscono quindi un mantenimento costante delle risorse forestali e la tutela delle biodiversità dei boschi. Per questo il Green Pallet ha ottenuto le certificazioni internazionali rilasciate esclusivamente ai prodotti realizzati rispettando l'ambiente. La certificazione forestale europea PEFC, il marchio FSC, che identifica il legname proveniente dalle foreste gestite responsabilmente, e il riconoscimento AssoSky, assegnato dall'Associazione per lo sviluppo della compatibilità ambientale. A questi timbri, Palm aggiunge ulteriori segni di riconoscimento, come il marchio Carbon Footprint, che indica l'emissione di CO2 risparmiata durante la produzione del pallet, e l'etichetta di rintracciabilità, con la quale si può facilmente individuare da quale bosco proviene il legname impiegato e quale percorso ha seguito prima di arrivare nelle mani del fruitore. Sono questi gli strumenti che permettono al consumatore di distinguere un prodotto etico e di operare quindi una scelta basata su un concetto allargato di convenienza, un criterio che al suo interno contenga anche una visione dinamica a lungo periodo, che consideri il contributo al benessere generale e allo sviluppo di un'economia ecosostenibile. Il consumatore informato e formato può rientrare, dare consapevolezza e valore a uno sforzo indubbiamente che oggi deve fare l'industria per avvicinarsi al consumatore in modo corretto. Recuperare, reimpiegare, reinventare.
dare nuove forme e diverse funzioni. Palmi inaugura la nuova sezione Palm Design e l'imballaggio in legno diventa versatile. Con un po' di fantasia, un pallet può trasformarsi in componente di arredo ultra economica ed ecosostenibile. Sedie, tavoli e librerie sono gli oggetti che escono da questa nuova linea di produzione, che parte dall'imballaggio industriale per arrivare alla vita quotidiana. Estetica e convenienza economica accompagnano il valore principale, quello della responsabilità. Produrre e possedere sistemi d'arredo che reimpiegano il legno derivato dagli imballaggi significa tutelare la ricchezza del nostro patrimonio forestale e promuoverne un uso sano e consapevole. Design che si combina con la natura, nei materiali e nelle forme. Palm ha aperto da nuovo una linea di prodotto, Palm Design, che va a recuperare il legno e utilizzare legno certificato per dare vita a arredi, allestimenti e a ridotto impatto ambientale. Sempre partendo dal legno e da una filiera certificata, vogliamo dare vita a elementi, moduli, che possano trasmettere, come appunto il pallet, un allestimento sostenibile. In questa ottica abbiamo coinvolto tutti gli attori del territorio, vale a dire le cooperative sociali, le scuole, i fornitori, i clienti, la comunità locale e la vita pubblica, per dare vita appunto a un sistema che non vada solo a vedere la realtà aziendale, ma anche che si apra al mondo esterno, ai consumatori. Il nostro obiettivo è quello di creare a tutto tondo una filiera bosco-legno consumatore responsabile. Coltivare il rispetto per la natura, nel vero senso della parola. Comportarsi da consumatori consapevoli è più facile se si sperimenta con le proprie mani il ciclo della crescita. Ecco che allora la cassetta pallet usata per trasportare frutta e verdura, invece di essere eliminata come spazzatura, può tornare utile per ricreare in casa un orto e aiutarci quindi a mantenere anche nella dimensione domestica un piccolo ma costante contatto con la natura. Si chiama Orto Pallet e nella sua semplicità è un'abitudine sana e ci rammenta che la natura è un ciclo produttivo senza fine, dove niente viene mai scartato. L'Orto Pallet sfrutta la logica del compostaggio. Il rifiuto umido proveniente dalla nostra tavola diventa fertilizzante per far germogliare i semi piantati nel terriccio. Grande qualche metro quadrato, adatto a un terrazzo condominiale, oppure piccolo come un foglio A4 da tenere a portata di mano sul davanzale. L'orto può essere anche mobile, dotato di ruote, per poter essere spostato dentro e fuori casa. Ripetendo un modello produttivo al 100% naturale, l'orto pallet è prima di tutto uno strumento di educazione, pensato per le scuole e per insegnare ai bambini a prendersi cura del proprio fazzoletto di ambiente. Ma può essere impiegato anche in luoghi meno convenzionali, come le fabbriche, per ricordare come un ciclo produttivo efficiente non debba far altro che imitare la crescita di una pianta. Orti in fabbrica è il concetto, l'emanazione di un design sistemico che prende in considerazione tutto il ciclo di vita del prodotto, compreso la parte, diciamo, dell'impatto ambientale finale, quindi non gli scarti. E la trasformazione in questi orti cambia aspetto, perché si parla di cultura, si parla di cibo, si parla di vita, si parla di salute e di natura. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. Quello che oggi i manuali di economia ci segnalano come il percorso da affrontare per un nuovo sviluppo sostenibile, la natura l'aveva già suggerito. Era sotto i nostri occhi da sempre. Una nuova idea di produzione, un differente modello industriale che garantisca, accanto a efficienza ed economicità, il rispetto di altri valori, la tutela dell'essere umano e del contesto socioambientale che abita. La società contemporanea non può più evitare di fare i conti con alcune problematiche, prima fra tutte i rifiuti che essa stessa produce. Una nuova logica condivisa che riduca al minimo gli scarti da smaltire e allo stesso tempo tuteli le risorse rendendole utilizzabili per più cicli produttivi, appare ormai un'esigenza imprescindibile. In economia si chiama approccio sistemico
In natura è semplicemente il ciclo della vita, infinito e sempre fedele a se stesso, dove ogni elemento assume pienamente valore, solo se considerato in relazione con tutti gli altri elementi che appartengono allo stesso schema. Forte di una lunga esperienza e dei risultati positivi incassati, Palm si fa portavoce di questa filosofia industriale applicata al mondo del packaging. Sensibilizzare e difendere questa visione è la nuova sfida. Il progetto Biosegheria Palm ha dato il là alla costituzione di un atto disciplinare, che è il disciplinare sistemico per i green pallet, che è un atto normativo che stimola tutti i costruttori di pallet a seguire determinati fattori e indici per la costruzione di pallet che devono fregiarsi del nome green. Il disciplinare è appunto uno strumento che è al servizio del consumatore, che cerca di valutare tutto il sistema coinvolto nella generazione di pallet, sia da un punto di vista economico che ambientale che sociale. Possiamo quindi descriverlo come uno strumento di educazione al consumatore, di educazione all'amministrazione, di educazione alle aziende. Produrre rispettando l'ambiente non è soltanto una scelta individuale, ma anche un impegno. La proposta è trasformare il concetto di Green Pallet in un marchio, una certificazione ufficiale che ogni produttore possa ottenere dopo aver dimostrato di rispettare criteri ecocompatibili e scarsamente inquinanti lungo tutta la filiera, dal bosco alla fabbrica. Uno strumento ben riconoscibile che consenta al consumatore di operare una valutazione ragionata. Un marchio che è un simbolo culturale, l'attestazione di una scelta imprenditoriale, la dimostrazione di un impegno, di una responsabilità verso il futuro. Catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of love. Sky of love, sky of tears, sky of woe.